Direttore, è uscito il nome del Taranto, ci sarà questa trasferta che insomma torna dopo quasi 5 anni di distanza. Per lei che è un ex, che cosa rappresenta questa partita? Ma una partita importantissima per l'Arezzo. Io oggi sono all'Arezzo, spero che l'Arezzo faccia il colpaccio. È ovvio che giocare subito con il Taranto, che ha una tifoseria meravigliosa, avremo davanti quasi 10.000 spettatori, è uno stimolo in più. La squadra penso che non può mancare a questo appuntamento, poi accetteremo il risultato del campo, però mi fa piacere tornare a Taranto. Tra l'altro Taranto-Arezzo è il terzo turno dei playoff, magari qualcuno si aspettava di vederla anche più avanti, una partita del genere, anche perché sono due squadre che ovviamente vogliono tornare in Lega Pro. Certo, però ci atteniamo alle regole, hanno adottato un regime meritocratico, quindi l'Arezzo andrà a giocare là. Come ha visto la squadra in questi giorni, visto che si stava preparando e fino a oggi non ha conosciuto il nome dell'avversario? Armonia, brillantezza, però ripeto, è una partita a sé. Quando si entrerà allo Iacovone si respirerà calcio da Serie B. Lo Iacovone e l'ambiente di Taranto li conosci bene per averci giocato, possono pesare e influire sull'andamento della partita domenica? Credo che più che magari cioè, pesare a livello emotivo diano grande carica a tutti i componenti insomma, della squadra. Prima hai detto meglio una partita così con una bella cornice di pubblico che una partita in un paesino magari, no? Senza gente sugli spalti. Hai detto la verità oppure no? Nel senso, la risposta così è quello che penso, anche perché arrivare a giocare una partita dei playoff, diciamo, con una cornice del genere, credo sia molto stimolante. Come ci arriva l'Arezzo? È fermo da 15 giorni, il Taranto invece sarà domenica la terza partita in una settimana. Può essere un vantaggio per chi? Spero che sia un vantaggio per noi, ma credo che loro con l'organico che hanno non abbiano di questi problemi di giocare 3 partite in una settimana. Noi dal canto nostro siamo allenati molto bene e insomma, credo che arriviamo molto preparati per questa partita. È stata una stagione travagliata anche dal punto di vista tecnico, prima Mezzanotti, poi Chiappini, le dimissioni, adesso Cardinali. Da questo punto di vista, chiarezza vedremo in campo? Ti lo chiedo anche in relazione al modulo che Cardinali potrebbe utilizzare. Ma adesso il mister stava provando un 4-4-2, però a livello cioè, emotivo, comunque noi Cardinali lo conoscevamo anche prima, quindi insomma, abbiamo sempre avuto molto rispetto e con la sua semplicità ha portato qualcosa anche lui, anche adesso da primo. Ti faccio un'ultima domanda sul futuro perché c'è la partita dei playoff e tutti si augurano di arrivare all'8 giugno, ma insomma non si sa come andrà a finire. Nel futuro di Zaccanti cosa c'è? Per adesso niente, nel senso che comunque la società non ha detto niente, quindi c'è questa partita molto importante di domenica e poi si vedrà. Hai giocato in una cornice di pubblico come ci sarà domenica lo Iacovone a Taranto e che effetto ti fa? No, se devo essere sincero, in una cornice di pubblico del genere non ci ho mai giocato e sicuramente è uno stimolo in più dove cerchi sempre di fare quella cosa in più che forse ti è mancata e che comunque sia ricerchi sempre e vorresti dar sempre. Gara secca, in caso di parità al 90esimo si va ai calci di rigore e questo può condizionare l'atteggiamento tattico, soprattutto dell'Arezzo che gioca in trasferta, oppure no? Ma noi sicuramente faremo la nostra partita e poi daremo tutto e quello che verrà fuori. Speriamo il meglio. Cardinali sta disegnando un 4-4-2 e tu dovresti essere l'interprete del ruolo di esterno alto a destra. È questo il ruolo, la posizione di campo in cui ti esprimi meglio? Una domanda che ti abbiamo fatto spesso anche nel corso dell'anno, oppure ormai diciamo, la tua evoluzione ti ha portato a giocare meglio in altri ruoli? Sicuramente se mi dovesse schierare come esterno destro preferisco perché comunque sia per caratteristiche penso anche di averlo fatto vedere che per caratteristiche preferisco l'esterno anche per qualità tecniche e poi se come nel corso dell'anno è successo devo essere adattato in altri ruoli. Sono sempre a disposizione del mister e soprattutto della squadra per cercare di dare il mio contributo e dare il meglio, affinché si possa raggiungere i massimi risultati.
sei arrivato secondo nella classifica del Cavallino d'Oro, ti chiedo a livello personale che giudizio, che voto ti dai per la tua stagione? Ma voto, diciamo che sono contento della mia stagione perché so di aver dato tutto per una società così importante come l'Arezzo e sono venuto qui con la voglia più totale di far bene e ho sempre dato il massimo, quindi penso sia stata una stagione a livello personale positiva e speriamo bene. Grazie.